Immagina di trovarti all'improvviso, circondato dalle tue cose, solo su una spiaggia tropicale, vicino a un villaggio indigeno, mentre la lancia che ti ha portato si allontana fino a scomparire. Immagina poi di essere un principiante, senza alcuna esperienza, con nulla che possa guidarti e nessuno che possa aiutarti, perché non ci sono bianchi. Questo descrive esattamente la mia iniziazione al lavoro sul campo. Queste parole furono scritte da un giovane polacco di nome Bronisław Malinowski all'inizio del suo famoso rapporto sulla vita degli indigeni del Pacifico occidentale. Nessuno era mai penetrato così profondamente nella vita dei cosiddetti selvaggi. Nessuno parlò con tanta autorità. Era brillante, egocentrico, polemico, all'altezza delle sue forze. Una generazione di studenti sarebbe venuta da tutto il mondo alle sue conferenze per imparare i suoi metodi e sentire le sue teorie. Come ci conferma il professor Edmund Leach del King's College di Cambridge. Credo sia stato il maggiore antropologo britannico di tutti i tempi. Era incomparabilmente superiore a Fraser, antropologo dell'epoca precedente. Inoltre, penso che per un'intera generazione, compresa gran parte della mia carriera, abbia definito il modo di fare antropologia. Malinowski nacque da una famiglia aristocratica di Cracovia, in Polonia, nel 1884. Figlio di un professore universitario, studiava con profitto fisica e matematica. Però sua madre, durante un periodo di malattia, gli aveva letto delle pagine del Ramo d'Oro di Fraser. Quest'opera aveva reso popolare l'antropologia tra i non addetti ai lavori. Anche Malinowski venne stimolato a occuparsi seriamente di questa materia. Ce ne parla Helena Wayne, sua figlia. He decided he wanted to make contact with English anthropologists. Decise di contattare quattro antropologi inglesi, William Rivers e Alfred Eddon a Cambridge e alla London School of Economics, Charles Seligman e Edward Westermark. Malinowski giunse in Inghilterra nel 1910 e si iscrisse alla London School of Economics, dove avrebbe passato gran parte della sua vita di insegnante. Era ovviamente considerato uno studente promettente se i suoi professori raccolsero finanziamenti perché continuasse a studiare all'estero. La zona che scelse richiedeva un viaggio attraverso l'Australia e per i 3 anni successivi quel paese avrebbe avuto un ruolo di primo piano per la sua carriera nell'antropologia britannica. Quando l'Associazione Britannica per l'Avanzamento della Scienza tenne il congresso del 14 a Melbourne, Malinowski fu tra quelli che affrontarono un viaggio di 6 settimane per assistervi. Arrivò qui come segretario della sezione antropologica del congresso. La favorevole impressione lasciata dal suo primo lavoro, principalmente bibliografico, sugli aborigeni australiani, deve aver contribuito all'assegnazione dell'incarico. Ma l'incontro con gli antropologi intervenuti al convegno modificò ulteriormente il modo di lavorare di Malinowski. Haddon, che aveva ideato la spedizione di Cambridge allo stretto di Torres, e Rivers, divenuto famoso con il suo lavoro sui Toda, erano entrambi presenti. C'era anche Baldwin Spencer, pioniere degli studi sugli aborigeni australiani, che Malinowski conosceva bene. Le loro conferenze fecero capire a Malinowski che per l'antropologia il passo successivo doveva essere lo studio approfondito della comunità sul posto. Someone had to get to know what these savages were really like. Trascorse 6 settimane ad ascoltare e parlare ai principali antropologi del tempo che gli suggerirono di studiare il popolo Mailu sull'isola di Toulon. Così
Quando i delegati al congresso tornarono verso casa, Malinowski partì per il suo primo tentativo di lavoro sul campo, al largo della costa meridionale della Nuova Guinea. Portò con sé, insieme agli altri libri, Notes and Inquiries on Anthropology, appunti e quesiti sull'antropologia. Era l'ultima edizione in cui William Rivers esponeva il suo particolare metodo di raccolta dei dati. È importante sottolineare che rivoluzione fosse per gli antropologi andare sul posto e visitare le culture a cui si interessavano, invece di rimanere a casa, seduti in poltrona, a considerare i fatti riportati da altri. Ora potevano assistere direttamente alle cerimonie, con gli interpreti intervistare i locali e scrivere i loro appunti subito dopo. L'antropologia si era, per così dire, spostata dalla poltrona alla veranda. Ma quando Malinowski si trovò sulla veranda dell'isola Mailu, al largo della costa meridionale della Nuova Guinea, si rese conto che non ricavava un quadro completo della vita dei locali da una simile prospettiva. In realtà non prendeva parte alla loro vita quotidiana e capì che stare alla veranda non bastava, ma avrebbe dovuto uscirne e andare veramente a vivere con la gente del luogo. Le mie esplorazioni antropologiche mi hanno assorbito molto, ma hanno due difetti fondamentali. Uno è che ho pochi contatti con i selvaggi sul posto, non li osservo abbastanza, e l'altro è che non parlo la loro lingua. Il secondo sarà difficile da risolvere. Con queste due chiare ambizioni in mente, Malinowski decise di riiniziare con un altro popolo. Durante un'escursione sulla costa, era stato incuriosito dagli abitanti di un gruppo di isole piuttosto lontane, chiamate Trobriand, al largo della punta orientale della Nuova Guinea. Nel 1915 fissò la sua base nel villaggio più importante della maggiore di queste isole. In questo villaggio, chiamato Maracana, che non è segnato sulle carte e quindi non visitato dai turisti, cominciò la carriera di Malinowski come moderno ricercatore sul campo. Avrebbe portato nuova energia e vigore all'antropologia. Fu proprio sotto queste palme che piantò la sua tenda e da qui cominciò a descrivere e capire cosa era importante per le persone con le quali aveva deciso di vivere. Poco dopo essermi stabilito a Omaracana, cominciai a prendere parte alla vita del villaggio, ad aspettare gli eventi importanti o le feste, a interessarmi direttamente agli sviluppi dei piccoli fatti del villaggio, a svegliarmi ogni mattina in un giorno che mi si presentava più o meno come alla gente del posto. Uscivo dalla zanzariera per scoprire intorno a me la vita del villaggio che cominciava a risvegliarsi, con le persone nel pieno della loro giornata di lavoro a seconda della casa e della stagione, perché si svegliano e cominciano a lavorare presto o tardi a seconda dell'urgenza del lavoro. Uscito per la mia passeggiata mattutina per il villaggio, potevo vedere particolari intimi della vita familiare, delle abluzioni, della cucina, dei pasti. Potevo vedere l'organizzazione della giornata di lavoro, le persone che partivano per le commissioni o gruppi di uomini e donne occupati a fabbricare qualcosa. Liti, scherzi, scene familiari, eventi in genere comuni, a volte teatrali ma sempre significativi, formavano l'atmosfera della mia come della loro vita quotidiana. Nel corso ordinario di questa vita tribale, i bambini si riuniscono in bande per giocare al centro del villaggio. Ovviamente Malinowski amava la compagnia dei bambini che lo seguivano nei villaggi e sicuramente li affascinava. Uno di questi era Bua Bua U,
che ancora ricorda l'impressione che Malinowski fece nel villaggio. Mise la tenda laggiù, vicino a Kerala, lo stregone, in modo da seguirne l'attività. Noi piccoli gli stavamo sempre intorno. Gli vendevamo delle cose, come asce di pietra ed altri attrezzi che gli servivano. Qualcuno gli portava papaya, meloni e noci di cocco. Cucinavano per lui le mogli del capo Toulua. Lo conoscevamo bene. Solo due di noi sono ancora vivi. Malinowski si proponeva di trovare gli elementi utili alla comprensione del funzionamento di ogni società. Le sue osservazioni lo portarono a concludere che ogni aspetto della vita sociale era funzionale ai bisogni fondamentali dell'uomo, come cibo, riparo e riproduzione. Queste idee divennero note come funzionalismo. Forse il metodo funzionale riconosce soprattutto che la soddisfazione dei bisogni biologici richiede e sviluppa un sistema di necessità derivate. L'uomo che vive in una società civile ottiene il suo pane indirettamente attraverso la cooperazione e lo scambio. Deve procurarselo con complicate attività economiche. Di conseguenza, la civiltà crea nuove necessità di utensili, armi e mezzi di trasporto, di collaborazione sociale, di istituzioni che assicurino il funzionamento normale e legale dei gruppi umani e che permetta la cooperazione organizzata. Malinowski non era molto interessato all'evoluzione di un popolo, a differenza di molti suoi predecessori. Per lui la cosa importante era osservare il modo in cui la società funzionava nel momento in cui veniva studiata dagli antropologi. Sir Edmund Firth, professore emerito della London University. Prendiamo il matrimonio. La vecchia antropologia centrava l'attenzione su quella che era l'origine del matrimonio, quella che era la relazione evolutiva tra matrimonio per cattura, per acquisto o per scambio. C'era una cosa come il matrimonio di gruppo, come il comunismo primitivo delle donne. E Malinowski disse in sintesi, non diciamo sciocchezze, concentriamo l'attenzione su quello che abbiamo adesso e qui. Esploriamo gli aspetti biologici del matrimonio, quelli legali, economici, gli aspetti dei rapporti fra gruppi sociali, la parentela, gli aspetti simbolici. E questo richiedeva sempre una ulteriore ricerca. Ogni aspetto della vita sociale poteva essere trattato usando la domanda chiave: qual è il suo ruolo nella società? Ad esempio, Malinowski trovò che una particolare cosa permeava gran parte della vita nelle Trobriand: la magia. Magia. La stessa parola sembra rivelare un mondo di misteriose e inattese possibilità. In parte perché speriamo di trovare in essa la quintessenza dei desideri e della saggezza dell'uomo primitivo e che quindi vale la pena di conoscere. In parte perché la magia sembra risvegliare in ognuno delle forze mentali nascoste, delle speranze tenaci nel miracoloso, delle fedi sopite nelle misteriose possibilità dell'uomo. Il ricorso alla magia degli abitanti delle Trobriand incuriosì Malinowski, soprattutto perché ricorrevano al suo intervento continuamente. C'erano riti magici per ogni fase dell'anno, per le coltivazioni, magie per la pesca, c'erano persino magie per l'amore. Tubero, sei indistruttibile mentre cresci sotto lo stelo. Che il mio campo cresca e si espanda. Malinowski si chiedeva perché ricorressero a incantesimi e riti magici per procedure tecniche in cui erano esperti.
Per esempio, erano e sono ottimi coltivatori. Il loro sostentamento e lo status individuale dipende dal raccolto di patate dolci. In realtà ci sono delle incognite anche per un buon coltivatore. La magia viene considerata necessaria perché il tempo sia favorevole a un buon raccolto. La magia è radicata a tal punto nella loro mentalità che persino un laureato in economia come Jerome, che un giorno sarà il capo supremo delle Trobriand, non la considera inutile. Magic is like your fertilizer. Voi usate il concime. La magia è per noi come il vostro concime, per fare crescere le nostre coltivazioni. E non è contraddittorio imparare incantesimi e usare erbe magiche. Non è in conflitto con la sua idea di scienza. No, no, per niente. Sono due cose completamente diverse. La scienza si fonda sulla convinzione che l'esperienza, lo sforzo e la ragione siano validi. La magia sulla fiducia che la speranza non possa fallire né il desiderio deludere. Le teorie della conoscenza sono dettate dalla logica, quelle della magia dall'associazione di idee sotto l'influenza del desiderio. Malinowski affrontava il lavoro sul campo in modo più sofisticato di quanto non si rendesse conto. Ogni giorno, quando scriveva i suoi appunti, emergeva un quadro della vita degli indigeni più completo di quello dipinto dai suoi predecessori. Come faceva? Insomma, cosa rese il suo lavoro migliore dei precedenti, come ad esempio Rivers? Per prima cosa, passò molto tempo nello stesso posto. Rimase qui nelle Trobriand per poco meno di 2 anni e per la maggior parte del tempo in stretto contatto con gli indigeni. Ma ciò che più lo aiutò fu il comunicare con queste persone nella loro lingua. Era un linguista molto abile e non c'è dubbio che parlasse molto bene il kiriwiniano, la lingua locale. Popoca e Dubuibi erano i suoi due assistenti. Capivano l'inglese e traducevano per lui, finché non imparò a parlare la lingua. Quando imparò a parlare come uno di noi, faceva le sue domande e scriveva nel suo quaderno. Fotografava anche tutte le nascite e le morti. Nelle sue lettere, Malinowski annotava divertito le reazioni degli isolani alle sue attività antropologiche. Scrisse alla fidanzata Elsie Messon: a proposito, prima ero noto come Nasauna Omaracana, l'uomo di Omaracana. Ora mi sento annunciare con il termine Tolibogwo, l'uomo che parla del passato, o per dirla gentilmente, il maestro del mito. Naturalmente nessuna venerazione è associata a questa designazione, che in realtà è più vicina a voler dire quel tipo che è mezzo matto e ora si metterà a parlare come i vecchi. Questo stile di lavoro sul campo, svolto parlando bene la lingua, vivendo con la comunità, tenendo particolareggiati appunti quotidiani, fu chiamato osservazione compartecipe. Sappiamo dalle lettere che Malinowski scriveva e dai suoi diari personali quanto il lavoro fosse duro, arduo e solitario. Ricordo bene le visite al villaggio durante le prime settimane, il senso di disperazione ed esasperazione dopo che molti tentativi ostinati ma inutili non erano riusciti a mettermi in contatto con gli indigeni né a fornirmi del materiale. Ho avuto periodi di abbattimento in cui mi sono seppellito a leggere romanzi, come un uomo può mettersi a bere in un accesso di depressione e di noia tropicale. All'inizio del 1915, nel villaggio di Dikoyas, sentii suonare le conchiglie. Nel villaggio c'era una strana agitazione e vidi che mostravano una grossa collana. Naturalmente chiesi chiarimenti e mi dissero che era uno degli scambi di regali fatti al momento di visitare gli amici.
A quel tempo non avevo la minima idea di aver assistito a una manifestazione particolareggiata di quello che in seguito scoprì essere la Kula. Presto Malinowski capì che la Kula non era uno scambio di regali qualsiasi e che avveniva fra amici piuttosto speciali. Molto di quanto si può osservare della vita degli abitanti di un luogo può sembrare noioso e sciocco solo perché all'inizio non si sa cosa diavolo stia succedendo. E all'inizio Malinowski era in questa situazione. Si ha l'impressione di trovarsi ad una enorme fiera o a un trattenimento all'aperto. Oltretutto poi il tipico trattenimento inglese all'aperto mi sembra sempre quasi del tutto inutile e di conseguenza noioso quasi quanto la Kula. Dall'esterno posso capire perché le persone frequentino entrambi, ma soggettivamente non potrei trovare felicità né gioia in nessuno dei due. Tuttavia, in breve tempo capì che la Kula era al centro della vita nelle Trobriand. Kula significa andare e riflette il fatto che queste cerimonie di scambio sono la fase finale di una vasta impresa tribale che comporta elaborate e pericolose spedizioni. Scopo di ogni spedizione di Kula è ritornare con qualcosa di prezioso. Saranno bracciali chiamati muali, come questo appena arrivato da Kitava, o collane come questa chiamate sulava. Per noi dall'esterno sono oggetti piuttosto strani della gioielleria del posto, ma per gli abitanti delle Trobriand hanno qualcosa più importante del loro aspetto. Loro venerano questi oggetti. Ognuno ha una storia personale e un nome. Non si possono comprare o vendere. Hanno un valore non stimabile in termini monetari. Sono degli oggetti di scambio piuttosto speciali, al centro di un rituale che comprende un intero anello di isole qui nel Pacifico occidentale, di cui le Trobriand fanno parte. La Kula viene svolta dalle comunità che abitano un anello di isole che forma un circuito chiuso. Lungo questa rotta, articoli di due tipi, e solo di questi due tipi, viaggiano in direzioni opposte. In senso orario si muovono costantemente lunghe collane di conchiglie rosse chiamate sulava. Vanno nella direzione opposta bracciali di conchiglia bianca chiamati muali. Ognuno, viaggiando nella sua direzione nel circuito chiuso, incontra gli articoli dell'altra classe e viene scambiato per essi. Ogni movimento degli articoli della Kula, ogni particolare delle transazioni, è fissato e regolato da una serie di regole e convenzioni tradizionali. La magia è ancora una parte fondamentale della vita nelle Trobriand. Oggi il capo supremo è Waibadi, uno stregone di gran successo. Viene considerato responsabile di qualunque fortuna o sfortuna tocchi il suo popolo. A tale responsabilità si accompagna l'onore di ricevere i pezzi migliori di qualunque spedizione di Kula da lui protetta. Se sentissi parlare di una collana famosa o di un famoso bracciale, vorrei possederlo. Se ci riuscissi, ne sarei molto contento, perché renderebbe famoso anche me. Ma la Kula ha anche altri scopi importanti. I miei compagni di Kula si comportano con me come parenti. Se io fossi in viaggio e senza cibo, mi nutrirebbero e avrebbero cura di me. Li ho ereditati dai miei antenati. Alcuni di questi antenati furono registrati da Malinowski mentre cantavano i loro canti tradizionali. Le registrazioni su cilindri di cera sono state ritrovate recentemente. Quando li facemmo sentire a Buabuau, riuscì a riconoscere la persona che cantava e a ricantare la canzone. Una delle cose che veramente interessava Malinowski degli abitanti delle isole Trobriand erano i loro miti.
le storie che raccontavano dei tempi antichi. Dicono che i loro antenati un tempo vivevano sottoterra e che i progenitori di ogni tribù e di ogni famiglia arrivarono per colonizzare le isole Trobriand attraverso questa grotta. I miti più antichi descrivono eventi che ebbero luogo nel momento in cui la Terra cominciò ad essere popolata nelle profondità. L'umanità esisteva in qualche posto sottoterra, poi le persone emersero in superficie, piene di ornamenti, dotate della magia, appartenenti a divisioni sociali e obbedienti a precise leggi e usanze. Ma non sappiamo cosa facessero sottoterra. Ah, è fantastico. Quite a lot of evidence of human ancestors up here, but ci sono dei resti di antenati dell'uomo, ma a parte i pipistrelli non vedo nessuno degli animali totemici originari, né segni delle persone che salirono da qui sotto per popolare la superficie. Tuttavia il capo, Waibadi, afferma di poter risalire ai suoi antenati per 75 generazioni, fino alle persone che uscirono dal mondo sotterraneo per vivere sulla Terra. Mentre registrava la vita e la morte alle Trobriand, Malinowski soffrì della perdita di sua madre, a cui era molto legato. Questo è uno dei villaggi più remoti dove la tradizione è più viva. Queste persone sono in lutto. Recentemente è morto uno dei loro parenti. Il lutto qui non è solo uno stato interiore. Ci sono dei segni esteriori per esprimere in modo esatto quali membri della famiglia sono in lutto. Si rapano a zero, si coprono il corpo di cenere, indossano vesti scure e le collane del lutto. Dicono che quando qualcuno muore, la sua baloma, o spirito, va in un posto chiamato Tuma, che è un'isola al largo della costa nord-occidentale. È ovviamente il paradiso delle Trobriand. La vita assomiglia molto a quella della Terra, ma le persone sono molto più felici. Continuano a coltivare le piante, pescare, cantare, ballare e naturalmente a fare le loro magie. Ed è inutile dire che continuano i giri di spedizione per la Kula. Il mondo degli antenati non è mai lontano dai loro pensieri. Qui le persone sentono un contatto continuo con gli amici e i parenti morti. Per diventare un antenato non è necessario aver vissuto a lungo. Questa canzone parla di un giovane amante che è morto ed è andato a Tuma. Malinowski portò una ventata innovativa nell'antropologia del suo tempo, con argomenti come lo scambio, il mito, l'adorazione degli antenati, la religione e la famiglia. Spazzò via le vecchie teorie e riempì le lacune con una sorprendente quantità di dati ben strutturati. Ma c'era un argomento che trattò in modo particolare, le abitudini sessuali degli abitanti delle Trobriand.
Come la maggior parte degli occidentali, era incuriosito da questi argomenti, ma cominciava a conoscere la vita nelle isole abbastanza bene per capire che il sesso, come tutti gli argomenti, doveva essere visto in un contesto molto più ampio. L'interesse di Malinowski per il sesso non era solo di natura accademica. Per la maggior parte della sua vita ebbe la reputazione di donnaiolo. Ma quando studiò il comportamento sessuale degli indigeni, non si limitò a una semplice descrizione, ma comprese anche le conseguenze sociali derivate dall'attrazione fisica ed emotiva che gli uomini e le donne provano gli uni per le altre. Il suo lavoro sulla parentela, il matrimonio, il corteggiamento e il sesso furono più approfonditi di qualsiasi altro lavoro degli antropologi precedenti. In quella società matriarcale, i rapporti sessuali fra persone non sposate sembrano essere molto facili. Ciò implicava che anche nella nostra società dovesse essere lo stesso. Ci sono molte incongruenze in questo argomento, ma certamente da quel momento fu considerato un combattente nella crociata per quella che più tardi fu nota come la società permissiva, una vita molto progressista e libera, un'idea molto libertaria dei rapporti sessuali. Scrisse un libro dal titolo Argonauti del Pacifico Occidentale. Il terzo fu una battaglia contro i freudiani e si intitolava Sesso e repressione sessuale nella società dei selvaggi. Poi diventò veramente famoso con il libro intitolato Etica e vita sessuale dei selvaggi. Questo era stare alle regole del gioco. Aveva intenzione di attirare l'attenzione. La vita sessuale dei selvaggi non è veramente pornografico, no, ma lo sarà sembrato a quei tempi. Certamente in questa università finì subito fra i libri proibiti. Gli argomenti su cui Malinowski aveva scritto provocarono un bel trambusto. Ora le usanze e persino le abitudini sessuali degli abitanti delle Trobriand erano l'argomento delle conversazioni nei salotti. Voleva far diventare l'antropologia una scienza importante. Si sentiva come un paladino per la diffusione di questa nuova scienza. Ad esempio, fece trasmissioni alla BBC su argomenti come il matrimonio, durato diverse puntate. Parlò di religione. Diffuse l'antropologia tra la gente in un modo alquanto insolito per quei tempi. Penso che alcuni antropologi lo disapprovassero decisamente. Pensavano che fosse una volgarizzazione, ma non era di certo a questo che puntava. Malinowski sposò Elsie Masson, fidanzata di quando era alle Trobriand. Avevano tre figlie ed erano molto uniti. Fondamentalmente era un uomo con una forte morale. Credeva molto fermamente ai valori del buon tempo antico. L'amicizia, la lealtà, la verità del tipo metti tutto in tavola. Si aspettava lealtà e dava lealtà. In questo senso era un uomo di convinzioni morali molto precise, ma anche qualcosa più. Come lei sa, scrisse verso la fine della sua vita alcune cose sulla libertà. Ed il suo libro, Freedom or Civilization, pubblicato postumo, riporta gran parte della sua concezione di questa.
Malinowski accolse i suoi studenti nella sua casa sulle Alpi italiane, dove teoria e metodi erano argomenti di discussione. Quando sua moglie morì nel 1935, partì per andare in Africa a visitare alcuni suoi studenti. Stavano eseguendo ricerche sul campo in luoghi diversi, attenendosi strettamente ai suoi metodi. Attraverso questi studenti esercitava una forte influenza sul campo emergente degli studi africani. Trovò anche il tempo di fare egli stesso indagini antropologiche tra diverse tribù africane. Durante questo periodo di grandi viaggi, sviluppò l'entusiasmo per una migliore comprensione dei popoli soggetti al colonialismo. Era un critico agguerrito di qualunque cosa potesse essere considerata sfruttamento coloniale. Denunciò con molta fermezza, nel 1938, il fatto che gli europei avevano preso molto dagli africani e dato pochissimo in cambio. Che c'era una asimmetria di rapporti in tutto, dalla chiesa alla casa, agli affari politici. Gli europei erano in una posizione di supremazia e gli africani in una posizione di netta inferiorità. Seguivano i suoi seminari persone come Kenyatta, futuro presidente del Kenya, ed Ellison Davis, uno dei nomi di maggior spicco dell'antropologia negra americana. Anche Ralph Bunche, più tardi nelle Nazioni Unite, era ai suoi seminari. E credo che queste persone lo rispettassero e che lui rispettasse loro e che volesse sempre sfidare qualunque idea colonialista. Malinowski era diventato una figura carismatica e controversa. Tra le cose che contribuirono a questa reputazione furono i seminari tenuti alla London School of Economics. Generalmente si ritiene che il lavoro sul campo di Malinowski abbia dato un prototipo di ricerca per la moderna antropologia. E io penso che ciò sia esatto, anche se non nel modo che spesso si pensa. Glaxman, Evans Pritchard e persino Edmund Leach hanno affermato che la conquista essenziale di Malinowski nel campo sul lavoro, la base della sua forza ed originalità, sta nell'aver vissuto molto a lungo nei villaggi delle isole Trobriand. Ma i suoi studenti non furono i soli ad adottare il suo metodo di lavoro. Oggi ci sono antropologi in tutto il mondo che conducono la ricerca sul campo lungo le linee tracciate da Malinowski, vivendo per lunghi periodi con popoli lontani, imparando a parlare le loro lingue, dividendo con loro la vita e apprezzando i loro valori. Nel 1923, quando a Malinowski fu offerto un incarico permanente qui alla London School of Economics, scelse lui il suo titolo, lettore di antropologia sociale. Questo lo distingueva dalla disciplina più vasta di antropologia culturale, già insegnata da Franz Boas e dai suoi studenti. Alla fine della vita, lo stesso Malinowski aveva influenzato un gruppo di ottimi studenti. Essi ripresero questo interesse per lo studio degli aspetti sociali della vita umana, diventando il fulcro dell'odierna antropologia britannica. Bronislav Malinowski morì improvvisamente di infarto nel 1942, a 58 anni. Aveva appena accettato l'incarico di professore all'Università di Yale e aveva anche ricominciato il lavoro sul campo, in Messico. In Inghilterra, la sua influenza è stata fondamentale per la modernizzazione dell'antropologia. 20 anni prima aveva scritto: «La meta finale che un antropologo non deve mai dimenticare è quella di afferrare il punto di vista del popolo di un paese, il suo rapporto con la vita, per capire la sua visione del suo mondo».